Siamo. Sono proprio tre esercizi del cavo, giusto per far vedere quelle cose che abbiamo visto prima, alcune cose che abbiamo visto prima per processi. Allora, il primo, ovviamente dovete, come li avete scaricati, messi in una cartella che era di permessi di esecuzione, in certo modo più X o in certo modo esercizio. Ecco, questo qua è volontariamente un programma che, in cui non si capisce cosa stai facendo e la domanda è proprio che cosa sta facendo per tentare di risolvere il problema. Dunque, il nome del file è diverso, ma basta che faccio lo stesso procedimento. Come abbiamo visto prima, ogni programma che fa qualcosa di utile inizia a chiamare almeno qualche chiamata di sistema, quindi il modo per capire cosa diavolo sta facendo è fare acid trace. Quindi, prima di tutto, se vogliamo fare acid trace a un programma che è già partito, dobbiamo sapere il suo process identifier, il suo PID, e quindi dobbiamo cercarlo, ips aux, quindi abbiamo detto trace può essere avviato solo da sottoutente, chiudo poi trace meno p feed. Eccoci qua. Sembra un po' capito, però guardando qua a sinistra ci si accorge subito cosa sta succedendo. Guardate qua, open, TMP non mi troverai mai, ma sta spying directory. Però open è una chiamata di sistema che tenta di aprire un file, ovviamente, qua c'è scritto ridolli, tenta di aprire la lettura. Poi qua fa altra roba, fa un'attesa e poi tenta ancora di aprire il file. Quindi evidentemente, come ho detto prima, vuol dire che c'è qualche problema con questo file. Quando ci stacchiamo, ci sganciamo dalla stretta trace, proviamo a creare questo file, mettiamo qui. Per creare un file a vuoto si può usare anche touch. Non so se era stato visto. Creato. No, programma. Ok. Questo è proprio qua. L'altro esercizio. Anche qua metterà gli permessi di esecuzione come prima. Due. Ho appena aperto un file. Sai dirmi quale? Inserisci il numero che trovi nel nome del programma, nel nome del file. Dunque, abbiamo visto prima che per vedere i file aperti nel sistema si usa l'SOF. Se mettiamo meno N, evitiamo di perdere l'info. Se facciamo l'SOF, vedete che qua si ferma, sta risolvendo degli indirizzi. Se mettiamo meno N, non lo fa. Allora, ci interessa vedere quali sono i programmi, i file aperti da quel processo lì. Cerchiamoci ps out, breath, esercizio 2. Il PID del processo è questo, 6558. LSF, meno N, per evitare che si fermi, meno P, vuol dire che vogliamo prendere file aperto del processo, 6558. E qua in fondo c'è il titolo tra le scritture antani8.txt che sono cinesi, la serie di quindi appunto se non viene
e se fai qua un taglio bravo, hai trovato il file giusto, ora ci dà il programma. Ctrl C. Mi dispiace, il gruppo non è ancora. Sono il nuovo dietro che si diverte in questa frase. Quindi con Ctrl C non lo possiamo terminare perché il programma intercetta il segnale sigint ore 2 e chiama la routine una funzione che scrive questa frase. Quindi che cosa facciamo? Cerchiamoci un correttivo. Non so, potremmo farlo anche con un HTOP, giusto per variare. Questo è F3, esercizio 3-2. Eccolo qua. E 5-5-8. Quindi cosa facciamo? Disabiliamo il segnale di kill che di default è il segnale 15. Kill, ok, terminator, questo sistema operativo. Ultimo esercizio, lanciamo esercizio 3. Se la vede, Ctrl C, ancora la frase di prima, anche uno dice, vabbè, chiudiamo anche lui, anzi, per variare sul tema, facciamo, cioè, proviamo a mandare il segnale di stop, esercizio 3, questo è il suo ping, facciamo kill all, no kill, meno sync cont che viene dato quello per stoppare e poi il numero del processo. Ah, ovviamente questo qua, anche se fate control z, non ha intenzione di stopparsi. Questo perché il segnale di stop si ricompie diverso da quello che iniziamo con il conto. Comunque, si conta, siamo certi al 100% che non è stoppabile, cioè se lo mandiamo, questo qua non ha niente da fare. Si è fermato. Adesso non ci arriva il terminale perché abbiamo mandato il conto, ma comunque si è fermato. Possiamo rifarlo partire? Magari prima di farlo partire proviamo a stare aperti. Qua c'è aperto e questo si potrebbe essere questo quindi interessante quindi facciamo partire si pronto. Kill 6587 è andato il segnale di kill e non si è ancora fermato perché appunto il segnale di kill da 15 è gestibile in ogni caso dal programma se vuole, quindi anche se mandiamo il kill si termina qua, che cavolo si fa l'unica cosa che può fare kill meno 9 oppure sync kill la stessa cosa. E questo c'è poco da fare, proprio non si gli esercizi erano questi, non so, potrei far vedere, volevo far vedere un trucchettino, giusto, è un po' una cosa avanzata per sport. Prima ho parlato di proc, questo è il contenuto della cartella proc, c'è una cartella per ogni processo, l'avevo detto prima. Prima ho anche detto che in ogni cartella, adesso faccio cd, non a caso, 2.0.2, ci sono una serie di file e cartelle che danno informazioni, ad esempio c'è start, delle informazioni sul processo,
qualche memoria di fare, c'è anche di là il comando comunque è stato lanciato, diverse cose, però quello che mi interessava, puntare era Exe, è un collegamento a, al file binario che sta eseguendo. Quindi ad esempio io ho entrato nella cartella 2102, che è la cartella del Pinker, che è la cartella del processo con Pinker. Se guardiamo il file Exe, è un link a una serving non screen saver. Quindi ho beccato il processo dello screen saver. Ok? Se stampo CMD line con cap, posso vedere, adesso qua non c'è la cap, quindi è un po' casino leggere, comunque c'è, vuol dire, c'è scritto che un nuovo screen saver significa che effettivamente il programma è stato lanciato con, scrivendo un nuovo screen saver, diciamo. E poi c'è la cartella FD qua dentro, che contiene una serie di file script che sono in questo caso visti come dei collegamenti ad altri file, cioè questi sono tutti i file che questo processo ha aperto, e ogni volta che questo processo apre un file viene aggiunto qua in questa cartella un altro collegamento con un numero di file. Quindi prima c'è 0, 1 e 2 che sono la stessa linea, la stessa linea, la stessa linea. Poi se questo processo apre un altro file, qua si aggiunge un altro link 3 che punta al file che è stato aperto o al socket. Ad esempio qua vedete che c'è il file 3, non penso che si vede comunque, ma è un socket di rete che viene utilizzato probabilmente all'interno del computer per comunicare con gli screensaver di quando viene partire. Un trucchetto che volevo fare a scopo di esempio era ad esempio questo. Io ho un video sul PC che posso avviare con un po' di C, che è un bel video. E tra l'altro è un fastidio di caso. Questo qua in realtà è un processo che sta leggendo un file, no? Il file video. Allora, se noi volessimo andare, se non sapessimo qual è il file che sta leggendo e volessimo andare ad aprircelo, potremmo semplicemente cercare il processo VLC, eccolo qua, 6605, entriamo nella cartella approach, poi entriamo nella cartella 6605, che è la cartella del processo di VLC. Qua abbiamo tutte le informazioni, vabbè, questo è Exe, sarà il link al binario di VLC. Queste informazioni che qui abbiamo la cartella FD, che sono i file del descriptor aperti dal programma. Qua c'è un po' di roba. E in realtà, vedendo le cose, vediamo che il file descriptor per cui sta aprendo il video è 21. E se facciamo, se utilizziamo un altro player video qualunque, apriamo il file 21, ci verrà aperto nuovamente lo stesso video. In pratica questo trucchetto personalmente lo utilizzo anche per vedere alcuni video su YouTube con Linux, perché può essere utile a scopo di esempio per far capire come si usano queste cose, perché tempo fa si poteva trovare Flash, quando scaricava i video da YouTube li metteva nella cartella /TMT che li chiamava Flash e poi un codice numerico. Mentre adesso non viene più fatto, cioè in realtà viene fatto, ma il file è cancellato subito dopo che viene messo nella cartella. Quindi noi possiamo comunque fregarli, diciamo, aprendo un video qualunque, che è la banda del codice internet, ok? Intenzione di partire magari. E possiamo fare un trucchettino, vediamo.
Ok, sta caricando il video, penso. Allora, noi non sappiamo qual è il processo di flash, ce ne freghiamo. Semplicemente sappiamo che una volta, cioè, il file del video viene ancora salvato in FlashBMP, però viene cancellato subito dopo, so perché quelli di flash hanno deciso di fare così. In FlashBMP non serve niente, però se noi apriamo l'SRF, e grabbiamo su flash, troviamo che qua c'è Chromium, e questo è il bin di Chromium, che ha aperto un file descriptor 22 in scrittura, che sarebbe questo file qui, TMP flash, e qua bianco c'è scritto tra parentesi delete. Adesso non so se si legge. Sto rilassando. Qua compare delete. Perché in realtà flash adesso salva i file qua, però appena dopo che li salvati li cancella per non so quale motivo. Però adesso ce ne freghiamo. Abbiamo qua il feed del processo che sta scrivendo dentro questo file. Quindi possiamo entrare in una cartella propria. Pig, cartella file descriptor, poi WLC, file 22, siamo nell'altro schermo, e li abbiamo fregati. Non so se c'è qualche domanda, perché io ho preparato solo queste tre cose con loro. Come fai a un in realtà in Linux i file vengono cancellati fino a quando non c'è nessuno che ha smesso di usarli. Questa è una caratteristica del processo. Cioè se tu apri ad esempio questo video qua, che è quello del sito, vediamo se è cancellato. Questo momento qua, se lo apro, lo apro qua, lo apro qua. Vabbè, maiuscolo cancio, vuoi cancellarlo? Però io sto ancora andando, questo perché su Linux i file non vengono mai cancellati dal disco fino a quando c'è qualcuno che li sta usando. Quindi nel caso precedente, ok, con l'Inter hanno cancellato il file TMP, però comunque cioè, ci stanno scrivendo dentro il nome, cioè slash TMP, flash eccetera, non esiste più, ma il file su disco esiste e lei non esiste, quindi è possibile. E questo vale per questo. Se non ci sono altre domande, andiamo a fare.